Ciao a tutti, ben ritrovati. Ferie finite, riprendiamo il lavoro su nuovi progetti o su quelli che momentaneamente erano stati accantonati. Il primo che riprenderemo per mano sarà Capitan Uncino, un progetto finanziato dalla Fondazione Vodafone, sul quale stanno lavorando sei comitati territoriali: Ragusa, Lecce, Salerno, Civitavecchia, Pesaro, Brescia. In ognuna di queste città, con la collaborazione di associazioni, scuole, privati, volontari, che a loro volta hanno coinvolto altri gruppi di giovani, anche molti dei quali sono disabili, si stanno costruendo sei derive. I lavori sono quasi conclusi, bisogna aspettare ancora un po' per il varo, per il varo e per la festa che seguirà, ma siamo a buon punto e appena il Covid ce lo permetterà, le metteremo in acqua. Colgo l'occasione per ringraziare la Fondazione Vodafone e quanti hanno lavorato e quanti stanno ancora lavorando a questo progetto, che ha una grossa valenza sociale. Però non è finita qui il nostro lavoro e dalla prossima settimana incominceremo le uscite in barca per il progetto con i non vedenti. La Wisp Vela è un cantiere aperto. Seguiteci. Salve, sono Franco Murrone, faccio parte del comitato territoriale Wisp Lecce e insieme al Circolo Velico Maestrale abbiamo aderito di buon grado a questo progetto nazionale Wisp, che è il progetto Capitan Uncino, con l'obiettivo meraviglioso dell'inclusione. Partecipano ragazzi e ragazzi con disabilità che hanno guidati da due maestri scenografi anche, hanno messo in cantiere da novembre dell'anno scorso una parte, l'attività tutta sulla filibusta, quindi tutta la documentazione relativa a quella che era l'inclusione sui velieri dei pirati, no? Capitan Uncino, la metafora del Capitan Uncino piuttosto che gamba di legno, eccetera, e una quota di loro veniva qui a lavorare invece in questo piccolo laboratorio per la realizzazione della barca, che è già a un buon stato di produzione. Siamo solo nella fase finale e i ragazzi, purtroppo il lavoro si è interrotto a fine febbraio, inizio marzo per gli effetti del coronavirus, come tutti sappiamo, sono nella fase in cui avevamo già definito il nome da assegnare alla barca, i colori da dare alla barca e la bandiera dei pirati, e quindi speriamo di poterlo riprendere da settembre questo nuovo ragionamento per concludere poi con il varo locale, così come previsto dal nazionale in aprile prossimo, presso il Circolo Velico di Casalabate, e partire poi probabilmente con il varo nazionale. Questo è lo scafo, questo è il punto in cui siamo arrivati e purtroppo ci siamo dovuti bloccare per le ragioni note, però ecco, abbiamo studiato insieme ai progetti che ci sono pervenuti al kit di montaggio, insieme ai ragazzi, perché la logica era inclusiva a far lavorare pure loro, sia pure in una forma di apprendimento e poi di manualità applicata. I criteri su cui, quindi da parte dei ragazzi, i criteri su cui ci siamo essenzialmente concentrati era quello della robustezza e della sicurezza in acqua, ovviamente, dello scafo, che aveva delle sue caratteristiche, delle sue peculiarità, sulla base delle quali abbiamo ragionato per cercare di ottenere il massimo, dal nostro punto di vista, della sicurezza e della solidità. Per cui si sono rafforzati i gavoni, si sono forati anche le paratie lungo i gavoni per far passare, metteremo dentro poi dei salsicciotti di alaggio, che sennò per creare gavoni di galleggiamento, quindi più stabilità ma soprattutto sicurezza in caso di ribaltamento di scuffia in acqua. Il pozzetto è abbastanza ampio e molto inclusivo, permette la presenza di più di anche sino a 4 persone in situazioni normali di tranquillità. Per cui siamo nella fase della ripresa, dove bisognerà poi dare i colori sociali che i ragazzi vorranno dare al progetto dal loro punto di vista, in base al brainstorming che hanno già fatto sul nome e colori. Ecco, la forza di questo progetto è il gruppo. Immediatamente i ragazzi sono stati entusiasticamente coinvolti nel progetto, creando quasi tra di loro immediatamente delle identità. Questo ci ha portato a creare coesione rispetto al progetto stesso e forte partecipazione. Quando è arrivato il kit, perché è partita prima la filibusta, ma erano ansiosi di vedere il kit di montaggio, noi abbiamo improvvisato in una serata splendida con tutti i ragazzi la costruzione della barca, in maniera che loro capissero da dove stavamo partendo, pezzi di legno insignificanti e senza nomi, no? A quella che poi sarebbe diventata invece
la barca una volta che fosse andata a regime nel... E quindi insieme ai ragazzi abbiamo montato le parti, le paratie, abbiamo messo la chiglia in una logica di, ecco qua, costruzione immediata fatta direttamente da loro sotto la nostra guida. Dopodiché si è detto, vedete che su questi progetti poi alla fine andremo, voi andrete a fare, a dare il nome, a, ecco, stabilire un po' tutto quello che era anche la divisione dei compiti al loro interno, con i ruoli previsti dalla filibusta, no? Quindi c'era il capomastro, c'era il comandante, il capitano, il cuoco, eccetera, eccetera. Quindi in questa maniera entusiastica poi la filibusta è andata avanti da un'altra parte e quelli che hanno seguito il cantiere invece dall'altra. Adesso aspettiamo di arrivare finalmente alla coniugazione di questi episodi che chiudono tutta la trama di questa bellissima esperienza con l'uscita poi in acqua. Devo dire, devo ringraziare intanto per il patrocinio e l'assistenza del Comune di Trepuzzi che ci ha assistiti anche con alcuni supporti logistici, ma soprattutto la cooperativa sociale Gens, che è una cooperativa molto aperta e intelligente che ci ha messo a disposizione i propri locali dove facciamo teatro e filibusta e anche propri ragazzi che hanno aderito in gran numero appunto a questo tipo di iniziativa.